Siamo in compagnia di Davide Tirelli, segretario provinciale del SAPPE. Allora, domani mattina voi protesterete davanti al carcere di Ravenna. Quali sono le motivazioni della vostra protesta? Beh, innanzitutto dobbiamo protestare perché c'è una gravissima carenza di personale di polizia penitenziaria. La situazione in Emilia-Romagna è tra le più gravi, quindi bisogna sicuramente far dare notizia di questo. Poi abbiamo una situazione di sovraffollamento delle carceri, che siamo in una situazione praticamente di emergenza. E poi, tra l'altro, mancano fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi del corpo. Mancano anche i fondi per l'liquidazione delle indennità per le missioni a causa della riduzione del budget, mancano i fondi anche per l'liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario, infatti non ci vengono retribuite tutte le ore straordinarie, ma vengono accantonate. E il personale di polizia, tra l'altro, deve svolgere anche diversi posti di servizio a causa di questa carenza di personale e viene ripagato con solo 19 centesimi come incentivo. Quindi la situazione direi che è un po' drammatica dei carceri italiani. Ecco, come mai si è arrivati a questa situazione, secondo lei? Ma la situazione è arrivata a questi termini, ma è una situazione che diciamo che è peggiorata nel corso degli ultimi anni. Noi rivendichiamo questa situazione già da diverso tempo. Purtroppo le istituzioni non hanno combinato poco o niente in questi ultimi anni, anzi forse le cose sono peggiorate e non sappiamo cosa dire. Qui purtroppo dicono sempre che mancano fondi, non assumono nuovo personale, anzi si parla da 2 anni che dovrebbero assumere nuovi agenti, però al momento ancora nessuna, solo promesse, ma di fatto niente. La vostra protesta si manterrà qui a Ravenna oppure pensate di fare qualcosa anche di più ampio raggio, tipo Roma? Ma adesso inizialmente lo faremo, è stato organizzato a livello regionale, ma sicuramente se le cose continueranno a essere così andremo anche a Roma. Anzi, abbiamo già organizzato precedentemente a Roma, ma se le cose continueranno a essere così gravi, sicuramente faremo una cosa molto più grande anche a livello nazionale. E in questo caso la direttrice del carcere di Ravenna è dalla vostra parte, è schierata con voi oppure ci sono divergenze? No, la direzione chiaramente sente queste problematiche, le vive insieme a noi, naturalmente non è contro di noi, capisce le situazioni perché vede comunque di persona com'è la situazione di Ravenna, personale che comunque fa anche 2 o 3 posti di servizio con tanti sacrifici e la direzione la vede questa situazione. Purtroppo anche la direzione non può fare nulla, perché più che richiedere comunque personale non può fare niente. Purtroppo nei vertici queste cose sono forse non sono insensibili a queste situazioni qua. Poi Ravenna è un piccolo carcere, probabilmente guarderanno altri istituti, non lo so.